I seriously pity them because they're just embarrassing themselves believing that they can actually become something big. They've already flopped. Niente ragazzi, oggi volevo fare questo video che in realtà non ho preparato, non ho scritto e niente, parlerò un pochino a ruota libera di questo gruppo che si chiama Cacci. Cacci. Che è questo gruppo praticamente formato da quattro componenti, di cui tre sono caucasici e una ragazza coreana. È questo gruppo nato in Inghilterra, a Londra, che però si autodefinisce K-pop, e un sacco di gente comunque su Twitter soprattutto ne ha parlato veramente male, le ha definite koreaboo. È un po', diciamo, il nuovo termine di giapponinchia però relativo alla Corea. E in realtà, anche se molte persone me l'hanno richiesto, io inizialmente non volevo fare questo video perché ho detto vabbè, cioè non vedevo di che cosa c'era da parlare, dopo tutto c'era un non è che io su questo canale tratto in realtà questa tipologia di musica, quindi ho detto mamma, cosa c'entro io. Tuttavia su internet ho continuato a vedere sempre più video su queste ragazze, ce ne sono veramente tantissimi, cioè ogni giorno sono sempre più e più persone che ne parlano in modo, diciamo, non molto carino, e secondo me si sta un filino esagerando, perché la gente praticamente prende i loro video, analizza tutti i loro movimenti quando ballano. Poi l'hanno anche criticate perché hanno copiato magari il logo di altre band K-pop e una serie di altri motivi, che faccio prima farvi vedere dei pezzi di video, che così potete capire di che cosa sto parlando. Most K-pop stans want the following: vocals, rap, visuals, dancing and personality. They lack in all of these. Looks like they never even trained at all and they want to call themselves a K-pop group. It's a mockery of all the hard work idols put into working their asses off to debut, and to see Cacci debut with almost no work at all, it's almost offensive. She ships herself with Jungkook. She has this tendency to underdance. She does not extend the energy of each move throughout her body like she should. Allora, non capisco perché c'è stato tutto questo casino, cioè la gente si è soprattutto lamentata per il fatto che non possono definirsi K-pop loro perché non hanno avuto i training, che sono quegli anni che comunque formano, diciamo, i componenti di queste band, e quindi non sono in grado di diciamo essere allo standard delle altre band. Però io vorrei dire che ci sono veramente, immagino, tantissime band K-pop, chiamatele, e non so io quante realmente poi la gente ne parli. Io non so se realmente non fossero agli standard, diciamo che non sono il miglior gruppo sulla piazza, quello no, perché cioè questo sicuro, ma penso che lo sanno pure loro. A livello canoro sicuramente ci possono essere dei miglioramenti, cioè questo senza dubbio. Tuttavia, cioè da qui a prendere i video e criticarle in quel modo mi sembra veramente eccessivo, perché comunque cioè non mi sembra che la gente ha detto che si sono messe sullo stesso piedistallo, diciamo, degli altri gruppi K-pop, hanno fatto arrabbiare tutte le fan. Poi c'è anche chi ha parlato di white privilege. I don't think it's right as a white person to take up part of a space that was originally created to put Asians in the spotlight for once rather than white people. Il fatto che c'è tutto questo buzz e tutti parlano di questa band soltanto per il fatto che sono caucasiche, e non è giusto, perché insomma dovrebbe essere dato spazio ai coreani. Io su questo argomento ho un'opinione magari un pochino magari impopolare, però secondo me, cioè, il fatto che ci sia tutto questo parlare di questa band, alla fine lo fanno le persone, quindi se c'è questo white privilege, la colpa sicuramente non è loro, cioè loro alla fine sono nate così, ma è tutte le persone che ne parlano per sfottarle di questo modo. Sinceramente non capisco il perché di questa critica, senza contare che secondo me, cioè, la gente si è soffermata tanto a criticarlo sul fatto che magari non cantano o ballano strabinissimo come tutti gli altri gruppi K-pop, insomma quelli famosi perlomeno. Io però sono sicuro che se anche fossero state delle ballerine veramente fantastiche,
plastiche delle cantanti altrettanto prodigiose, la gente avrebbe avuto comunque da ridire, come la gente ha avuto da ridire quando ci sono magari dei componenti stranieri che entrano in alcune band, più che altro con i caucasici, però in realtà in passato, cioè adesso che c'è Lisa dentro le Blackpink, vabbè, non è. Sapete, lei è thailandese, però non è un grande problema. Però in realtà in passato, quando tipo nella scena erano iniziate a entrare, che ne so, dei cantanti cinesi magari in alcuni gruppi, la gente aveva iniziato un po' a storcere il naso. Mentre adesso è una cosa normalissima. Quindi secondo me anche gruppi come questo non credo che sarà sicuramente l'ultimo. E probabilmente ce ne sono stati altri prima di loro e che la gente non se n'è accorta. Non lo so, sinceramente, cioè io ho visto comunque quattro ragazze giovanissime che sono state stracritiche. Criticate veramente senza motivo, sinceramente le critiche mi sono sembrate assolutamente eccessive. They, a group that is less than a month old, have somehow managed to piss off armies, Blinks, Moas, Moomoos, Stays and Orbits. It's just disrespectful to call them K-pop. They look like a bunch of friends who decided to sing and dance for fun. It's fucking ridiculous. They cheated the system and I can't support a group who literally had their debut handed to them like it was nothing. Poi la cosa che mi fa ridere è che più ne parlate, più fate crescere il loro nome, lo fate girare la loro canzone, quindi paradossalmente più il vostro non volerle far diventare famose fa crescere la loro fama. Tutto ciò mi ha ricordato molto la storia di Rebecca Black, non so se sapete chi è, però è una ragazza che mi sembra che era tipo il 2010, aveva fatto uscire questa canzone Friday e tutti ne hanno sparlato. The song is still the fifth most disliked video of all time. Veramente tutti la prendevano in giro, eccetera, eccetera. E mi ha ricordato molto quella storia. Tra l'altro, lei, dopo anni comunque che è successo quel fatto, ha riparlato comunque della sua adolescenza e di quanto c'è stata male. Perché veramente, cioè, la gente magari fa dei commenti stronzi o fa dei video magari un po' bastardini in cui le insulta. Però dovete capire che comunque queste sono delle persone, cioè sono delle ragazze che probabilmente non hanno nemmeno 20 anni, non si meritano tutte queste critiche, perché sinceramente, cioè, sono comunque delle pugnalate tutti questi commenti cattivi. To have so many people say almost anything that you could have ever imagined to me at such a young age, everything that I thought about myself went out the window. And a few months afterwards, I went into homeschool. Poi io mi immagino loro magari prima di far uscire la canzone che erano emozionate, eccetera, eccetera. Poi esce questa canzone, tutte le pigliano per il culo, quanto ci siano rimaste male. Poi senza motivo, perché io, cioè, a vederle non mi è sembrata una cosa così oltraggiosa. Quindi sinceramente non capisco, cioè, sono sicuro che tante persone che mi hanno mandato i DM su Instagram chiedendomi il video su queste ragazze probabilmente si aspettava un mio video di me indignato. Però non è così, sinceramente. Per esempio, quando Boa all'inizio era venuta in Giappone e cantava in giapponese, lei era una cantante J-pop, cioè queste ragazze cantano in coreano, non vedo il problema. Pure io avevo ricevuto un sacco di critiche in passato quando ero in una band Visual Kei, però italiana, la chiamavamo Eurovision, e mettevamo insieme magari degli elementi del Visual Kei insieme a cose un pochino più europee e un pochino del rock normale. Io mi ricordo che tipo eravamo andati al Cavacon e era una fiera che c'era a Cava dei Tirreni e c'erano delle persone dei fan del Visual Kei che noi avevamo fatto diciamo il concerto d'apertura per Versailles, che è questa band Visual Kei, e ci sono arrivati, cioè ovviamente c'era anche chi era contento, però c'era anche chi si era lamentato e ci ha fatto bu 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 siete italiani andatevene via. Io dico, cioè, non riesco a capire, cioè, quest'odio di queste puriste di alcuni generi che possono essere il visual kei o il K-pop, se volete. Cioè, mi sembra veramente un discorso da bambini e anche razzista, se volete, cioè, secondo me, questo discorso. Non lo so, ditemi se magari sono l'unico che la pensa così, però sinceramente non trovo giusto questo criticare solo per il gusto di criticare. Questa è la mia opinione, può essere sbagliata, può essere giusta, non lo so, ditemi se siete d'accordo o non lo siete. Spero che questo video vi sia piaciuto e veramente ditemi che cosa ne pensate e soprattutto, boh, spero che tutto si risolva e che non arrivi troppo odio a questa band. Ecco. Questo è il mio pensiero. È un periodo adesso che sono un filino occupato con gli esami, eccetera, quindi scusate se non riesco a fare video un pochino più rilassato, ma sto studiando molto.
e non arrivo a far di meglio, ma sapete, sotto esame penso che sia normale. In ogni caso, grazie sempre per vedere questi video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!